Allora, questa è la nuova dashboard, vediamo come funziona. Salutiamo, bentornato Ciolla. Poi qui c'hai le varie app sociali. Questi sono gli amici online, Matt, e questo sono io. Il Kinect funziona da Dio. E poi ecco, basta muovere la mano sulle varie cose, fai in cerca, vediamo un po' giochi. I miei giochi, ora ho il telefono davanti alla mano. Ok, questi sono i giochi che ho io, fra demo e giochi completi. Torno indietro e poi andiamo a vedere, ti faccio vedere come funziona con la voce. Xbox, pubblicità, successivo, successivo, Premium Play, è da paura, cioè con Premium Play posso vedere Mediaset Premium con l'Xbox via DSL, butto proprio il decoder, eccolo là. Aspettiamo che si avvia. Ecco, autenticazione. Xbox. Video 1. Non mi sono loggato, quindi non mi dovrebbe far ancora vedere il video, però ci provo. Riproduci. Mi devo ancora abbonare. Login premium. Proprio fighissimo, prende tutto. Cioè, magari potevo dire username e mi inseriva la username. Torna indietro. Vetrina. Cioè, è fighissimo. Ultimi arrivi. Peccato che non si vede bene col telefonino, però vabbè. Video 2. Video 2. E che c'è? Xbox. Vai all'inizio. Sì. No, niente, mi devo loggare, dai. La prova l'ho fatto pure con la radio accesa, televisione accesa, risponde bene, molto bene, ed è una figata assurda. Perché alla fine fai tutto con la voce, con le mani. Vediamo un po' cosa c'è. Social. Ah no, prima devo dire Xbox. Social. Successivo. App social. Profilo personale. Indietro. No, annulla. Xbox. Torna indietro. Successivo. 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 Qua non so poi che comandi, mi sa che i comandi sono solo precedente e successivo, poi devo fare con la mano. Marketplace musica. Ah no, funziona, vedi. Ah, devi installare l'app gratuita, vabbè, comunque è fighissimo. Fatto sta, ricompro dell'Xbox col Kinect, che è una figata da Dio. Ciao.